a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del salotto di Rossana, solo su Radio Smeraldo. Io sono Rosita e oggi vi parlerò di una tematica molto importante quanto considerabile, insieme ovviamente alla nostra Rossana. Ciao Rossana! Ma sai Rossana, oggi nel nostro salotto ci saranno anche degli ospiti. Alessia Di Francesco e Sheila Gatta. Ciao a tutti di Radio Smeraldo, ciao. Ciao, ciao a tutti, è un piacere. Siamo Anche veramente per noi. felici di avervi qui con noi. Molto Anche meno, devo noi. dire. Molto È un meno, grande piacere. perché il tema che stiamo per argomentare, ovvero il bullismo e il cyberbullismo, è ancora molto, ma molto attuale purtroppo. E ciò mi fa Purtroppo sì. pensare che nella nostra società non è che vada tutto per il verso giusto. Voi che ne dite, ragazze? Penso che io, se posso, penso che la società di oggi sia cambiata un po', nel senso che purtroppo ci sono tante cose che non vanno più bene, si danno insegnamenti molto sbagliati, purtroppo a scuola, tra amici, si prendono strade sbagliate e quindi magari vengono i bambini, i ragazzi vengono influenzati in maniera non giusta, ecco. Io credo che ci sia proprio qualcosa che non va nell'aria, proprio perché anche Esatto. diciamo, su YouTube ormai è nato questo fenomeno dell'hating che sta un po' distruggendo anche noi YouTuber, perché cerchiamo di creare contenuti, cerchiamo di dare comunque un supporto agli adolescenti, ai ragazzi che ci guardano, quando purtroppo invece quello che vedo che sta accadendo oggi è proprio una contaminazione dell'odio, e questo è molto triste perché YouTube è una piattaforma libera dove ognuno può esprimere le proprie idee in maniera creativa e non credo sia giusto vedere commenti sotto qualsiasi tipo di video utilizzando termini e parole come appunto cancro o tumore o Verissimo, aborto. verissimo. Esatto, è vero, è vero, è vero, soprattutto perché queste cose, se prese, se posso, ragazze, se prese da una persona che non ha carattere o comunque in tenera età, da una persona più introversa, la distruggono Esatto. completamente. Ed è una Bravissima, cosa bravissima. veramente Anche bruttissima. perché io credo che il problema sia proprio di fondo, quindi sta nell'ignoranza proprio, nell'ignorare la pesantezza Certo. magari di un gesto che può fare veramente male a volte alla vittima. Voi credete Esatto. che ci si libera più facilmente, per modo di dire facilmente, dal bullismo diretto oppure online? No, scusami, non ho capito bene la domanda. Ci si libera, pensavo io, un mio pensiero, dal bullismo diretto, quindi bullismo, oppure cyberbullismo online? Personalmente io credo che siano comunque due forme di bullismo, tutte e due molto, molto gravi. Quello che posso sicuramente dire è che sicuramente il bullismo online è quello che ormai si sta diffondendo sempre di più e sta creando Indubbiamente. proprio problematiche agli adolescenti, cioè si è visto anche comunque da tutto quello che è successo ultimamente anche con il Blue Whale, anche quello è una Esatto. forma, quella è una forma di cyberbullismo perché persone che si mettono dietro ad un PC e cercano di manipolare e contagiare adolescenti che magari sono in un periodo di confusione e portarli appunto a togliersi la vita. Io questo credo che sia una cosa molto, molto grave Grave, perché esatto. rappresenti Inconcepibile. proprio lo specchietto della nostra società e questo è gravissimo. E non si può proprio pensare che quando c'è un Dio, un ente che ci dà la vita, che ci dona la vita, c'è l'essere umano che la distrugge. Questo è No, ma la, triste. esatto. La cosa più grave è che dietro questi computer, per quanto riguarda la Blue Whale che dicevi te, il problema è che ci sono psicologi, dottori, persone studiose, insomma, non sono persone comuni e tra l'altro sono anche Esatto. persone grandi, quindi è ancora Esatto. più brutta la cosa. Cioè, accanirsi così contro i ragazzini che nell'età dell'adolescenza comunque sono più vulnerabili.
sono più deboli, insomma, quindi è facile manipolare la loro mente, ecco. Esatto, anche perché secondo me, guarda, è l'unica, cioè uno dei primi sintomi dove il bullismo che si vive tutti i giorni viene contagiato dal cyberbullismo e si sono uniti, ed è ancora più grave questa cosa, perché dalla rete poi si passa alla realtà e tutti i ragazzi comunque che di cui ho sentito parlare, che non sono ancora maggiorenni, sono proprio dei bambini, vengono contagiati in questa cosa e fino al punto di togliersi la vita, soprattutto perché, come dicevi tu, dietro c'è gente adulta e studiosa che studi, cioè che mette al posto di mettere che fanno quello che fanno. Esatto, le sue capacità per aiutare le persone, mettere a frutto le sue capacità per distruggerle, ed è una cosa terribile, terribile. Io infatti molto spesso mi sono chiesta, e ultimamente ho anche pubblicato un video su YouTube che è appunto... Perché magari non fanno caso neanche alle conseguenze, secondo me, i bambini, questi ragazzi non fanno caso alle conseguenze. Esatto, infatti, ma io quello che mi chiedo, cioè molto spesso me lo sono chiesta, ma chi è lei, l'hater? Cosa si nasconde dietro adesso? Perché io non credo che, diciamo, l'hater si senta gratificato, orgoglioso, no, di attribuire certi aggettivi alle persone. Quello che mi chiedo proprio io è sicuramente dietro a ciò c'è una mancanza di considerazione, c'è sicuramente un problema di solitudine, un problema familiare, e questo lo riversa appunto sugli altri. No, scusami, se ti interrompo, però dietro queste persone c'è un problema, che non stanno bene mentalmente loro. No, infatti. Che sentirsi... No, ma capito? Infatti se parliamo della Blue Whale, assolutamente sì. Se parliamo del discorso Blue Whale, sì, sono d'accordo con te. C'è proprio un disturbo psicopatologico. Sì, io ero rimasta per quello. Sì, mentre per quanto riguarda appunto l'hating, cioè... il fatto della diffusione dell'odio, no? Ci sono proprio youtuber che ormai sono leader, e quindi questo porta ovviamente a far sì che gli adolescenti o i preadolescenti di 12-13 anni, che cos'è che fanno? Vengono portati ad odiare, no? E quindi di conseguenza io credo che l'hater, quello che sta sempre lì a commentare, no? E a dire che ogni cosa che fai, tanto bene o male che fai, va sempre male, in realtà lì c'è proprio una mancanza di considerazione, no? Sì. Cioè nei confronti di se stesso, prende la masta, segue la masta, se uno dice che tu sei ciccione, tutti ti dicono che sei ciccione, no? Esatto. Scusa se ti fermo, è proprio questo il modello sbagliato di queste persone, cioè dove il disturbo viene seguito dai ragazzini e diventa quasi una normalità, perché se tutti seguono quel filone degli haters fanno questi video su YouTube, prendono come modello loro, e tutta la società sta cambiando, sta diventando malata perché ha dei modelli proprio malati da seguire. E la cosa triste è che nessuno si ribella a queste cose, e sono tutti, tra virgolette, per paura di esporsi, succubi. Perché? Ed è una cosa perché che lo scopo... determina mancanza di carattere anche. Sì, vero, perché lo scopo è proprio quello di odiare se stessi, di arrivare ad odiare se stessi, e non c'è cosa più brutta e orrenda. Sì, sia di odiare se stessi che anche di mettersi in mostra in un gruppo di 10 persone, questo succede del sesso del bullismo, di seguire quel filone, quindi il più bravo non è chi ha un talento, chi ha una qualità, non viene messo in mostra quello, viene messo in mostra chi è più bravo a disprezzare quella persona perché ha quella qualità o perché è diverso giustizia. Di me, al posto questo di privilegiarlo. Sì, tutti uguali e non, cioè, deve essere tutta una massa uguale e non si apprezza più la diversità, che è quello che ci rende persone uniche fondamentalmente. Esatto, infatti sei diverso, vieni visto male. Esatto. Quando invece prima la diversità era quello che ti faceva... Che ti caratterizzava, un gruppo, esatto. In pratica si sono invertiti i concetti, secondo me. E io penso che la miglior cosa da fare in questi casi sia parlarne, senza paura, senza risentimenti. Parlarne, denunciare. Sì, ma perché magari in un primo momento... io parlo proprio per le vittime, vi sentirete deboli senza riuscire, perché è capitato magari proprio a voi, eccetera eccetera, ma successivamente vi renderete conto, come dicevamo, che il bullo ha dei seri problemi a livello mentale. Cosa si può fare per aiutare il bullo a uscire da questa situazione, perché sicuramente non è bella. Ma il bullo fondamentalmente è una persona insicura e debole, se proprio sola. Vogliamo questo dire, sicuramente. Sola, certo.
L'aiuto di un Esatto, si fa psicologo, forza non nel lo so. gruppo. Il bullo si fa forza nel gruppo perché non avendo grosse qualità sei una massa e quindi si fa forza perché se tu prendi un bullo da solo e la prima persona che gira i tacchi e se ne va. Non vale nulla, E la cosa brutta è quella che il bullo agisce appunto in un inferno di persone che la pensano come lui e va a distruggere le persone adolescenti, preadolescenti che siano. Che sono più deboli fondamentalmente, che magari ci mettono un pochettino di più a relazionarsi con altre persone e a emergere, perché giustamente ognuno, specialmente nella preadolescenza, che si formano i caratteri, si determina la propria personalità, si fa fatica ad emergere, cioè chi arriva prima e chi con i suoi tempi arriva dopo, e molte volte viene discriminato. Sì, cioè, questo è il problema di fondo. Sì. Infatti io lo dico a tutti i ragazzi che mi scrivono ultimamente, che vengono comunque minacciati da questi bulli, i veri deboli sono loro, cioè ognuno di noi deve apprezzare la sua unicità, la sua autenticità e deve guardare avanti per la propria strada, non deve ascoltare quello che dicono gli altri. Anche a me personalmente, da quando sono bambina sono sempre stata comunque una ragazza un po' più cicciottella rispetto agli altri. Oggi, ringraziando Dio, ho perso 30 kg perché sto facendo un percorso per me stessa, YouTube mi ha aiutato, ma comunque io sono sempre stata una persona che cercava di opporsi alle critiche altrui, cioè la cosa importante è come siamo fatti dentro, non come siamo fatti fuori, no? E quindi questo, il problema, ripeto, sta alla base della società, c'è una società malata dove comunque le persone sono portate ad omologarsi, dove sono portate ad avere tutti quanti lo stesso colore di capelli, tutto quanto la stessa taglia, tutti quanti a fare le stesse cose, ad ascoltare la stessa musica. E questo praticamente sta portando sempre di più la rovina delle stesse persone, che parliamo di adolescenti come parliamo di persone più adulte, perché non ci dimentichiamo che purtroppo tentano il suicidio anche persone più grandi. Certo, no, ma sì. Ma infatti ragazzi, scusate se vi interrompo, secondo voi quanto ha influito l'utilizzo dei social media a contribuire ancora di più in questo sviluppo che sta diventando il bullismo? Purtroppo tantissimo. La rispetto a prima ha contribuito ancora di più a far sì che questo fenomeno si sviluppasse ancora di più, ma mentre prima era nelle piccole realtà. Io sono proprio contro i social, nel senso sono una persona che li usa tanto perché per quello che faccio, però comunque i social hanno tolto la parola, non si parla più da vicino, se si deve dire una cosa si manda un messaggio, non c'è più dialogo, si segue la massa, vediamo i follower, vediamo i mi piace, cioè queste sono cose che per me sono assurde. Prima è vero che l'antichità, i miei nonni, tutto quello che vuoi, però cioè, ci si mandava una lettera. Quando ci si vedeva era una gioia, una felicità, tutto questo si sta perdendo. Ma secondo me è cambiato anche il modo di scrivere. Secondo me i social dettano solo dei modelli da seguire, però ecco, il cambiamento, tipo che hai fatto tu Alessia, l'hai fatto per te stessa ed è una cosa positivissima. Però Alessia, scusami, tu stavi benissimo con te stessa anche prima. Cioè, assolutamente. Ma ha contribuito al suo stare bene magari. Esatto, dico, no, ma infatti ecco. Per me è stato. È proprio questo il discorso. Quando sono arrivati i social network, nessuno ci ha detto come dovevano essere usati, no? Esatto. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente seguito quello che fanno tutti, dall'America, da fuori, abbiamo messo pubblicamente la nostra vita, senza sapere che ormai siamo controllati da tutto e da tutti. E io quello che credo che bisognerebbe fare proprio anche nelle scuole, già dalle elementari, spiegare ai ragazzi come va utilizzato internet e come vanno utilizzati i social network. Sì, anche perché per me è una cosa quotidiana, quindi... Esattamente, è vero che i social network stanno distruggendo, ma è anche vero che grazie ai social network molte persone sono riuscite comunque a tirar fuori le proprie qualità. Esatto. Ma guarda, sì, ma se sono usati nel modo giusto può essere solo che un vantaggio, che purtroppo oggi è proprio sbagliato il modo di approcciarsi alle cose. Ma ecco, esatto, ragazzi, secondo me. Ma se non ci fossero questi personaggi qua che hanno queste menti malate, tutto andrebbe per il verso giusto. Questo è il problema. Che poi fatemi dire una cosa, sicuramente c'è anche crisi di umanità, però perché chiunque, indifferentemente dal suo problema, da ciò che gli è accaduto,
trova piacere nel vedere stare male una persona e addirittura senso di soddisfazione nell'esserci riuscito. Certo, insomma, ma quella è malattia. Ci vuole quella sensibilità. Sì, lì poi si va a finire nel campo della malattia mentale, ma secondo me, ragazze, volevo puntualizzare una cosa. Sì. Il fatto dei social media, anche nel mio caso, nel canto e quant'altro, servono, sono un ottimo strumento per farsi conoscere. Il problema che sta alla base è che se prima si approcciava al mondo dei PC, io mi ricordo che il primo PC che mi hanno preso i miei genitori avevo già 16 anni, e il primo cellulare avevo 15 anni, me lo accendevano, me lo spegnevo, cioè, esatto. Solo quando uscivo di casa, se ci pensate, nei nostri tempi, ma era tutti tanto lontani. Infatti la cosa sbagliata adesso è che si dà accesso sin dalla piccola età a tutti i bambini a questo mondo di internet. Cioè, oramai io vedo anche nella quotidianità, non riesci neanche più a dirgli a un bambino ciao, come stai, come sei carino, cioè dialogare proprio con un bimbo, perché il genitore cosa fa? Prende, gli mette davanti un tablet, gli mette davanti un computer, lo fa star zitto, e tu vedi questi bambini già da 5 anni, che è assurdo, che sono succubi e stanno lì davanti imbambolati in questa realtà virtuale che non è quella loro, quando in realtà avrebbero bisogno di correre, andare al parco, socializzare con altra gente come loro. Certo. Quindi poi crescendo cosa succede? Che si rinchiudono a casa dietro una schermata, dietro un PC, non potendo alzare la loro voce propria perché non sanno come relazionarsi nel mondo, nella vita reale, crescono queste personalità malate, contorte, che dietro una tastiera parlano, ti insultano, ti dicono un sacco di scemate, sei brutta, sei cicciona, non farai mai niente, perché anche a me ne sono arrivate di robe, non farai mai niente, vuoi cantare, ma dove cavolo vuoi arrivare? Sì, e quindi sì, ci sono questi proprio personaggi dietro nascosti che sono il frutto del fatto che ci si è approcciati alla tecnologia troppo in fretta e si è cresciuti in un mondo virtuale. Esattamente, io vi dico, non so se avete visto, ragazze, ma il fenomeno anche che c'è in Giappone, dove hanno parlato anche le Iene, di questi ragazzi che per 7-10 anni vivono praticamente chiusi in cameretta davanti solamente a un computer. Ma si può arrivare nel 2017? No, no. Siamo arrivati al punto che ci riescono difficili le cose più banali. Come esatto. Vi dicevo, la società ormai non va, giusto, non va per il posto giusto. Parlando di dialogo, poi non si fanno più. Ma sì, parliamoci chiaro, alla fine in questo modo ci stanno togliendo l'amore. Cioè, ci stanno togliendo l'amore, è così, perché comunque siamo tutti passivi davanti ai computer, ma e in questo modo non, anche all'amore non ci crediamo, perché lo vediamo soltanto in modo virtuale, e non esatto. Stanno cercando di distruggerci praticamente le cose fondamentali, ma stanno diventando futili, ecco, bravissima. Ma guarda, sì, ma anche se tu ci pensi a culturarsi, studiare, ricerchi, io per esempio sono una persona che piace tanto, sono tanto curiosa, quindi per quello ti dico, il social può essere usato anche nel mondo giusto, internet, queste cose qua. Io per esempio quando sono curiosa vado su internet, mi informo. Purtroppo oggi i ragazzini o stanno su Facebook o stanno su Instagram o è giocano vero. A dei giochi senza senso, senza pensare che oltre a questo nella vita cioè, bisogna avere anche una cultura personale, esatto. Delle soddisfazioni personali, di crescere, di imparare. Io se parlo oggi con un ragazzo della mia età e gli parlo di un qualcosa della storia, della scoperta dell'America quando c'è stata, non mi sanno rispondere. Questa è una banalità, ti sto facendo un esempio, ma sì, sì. Cioè non hanno un proprio pensiero personale sulla religione, su un episodio storico che è successo, sulla società, sulla politica, non sono informati su quello che succede nel mondo tutt'oggi, con i disastri dell'ISIS per esempio. Cioè ci sono persone che non sanno proprio cosa sta succedendo nel mondo, ed è gravissimo. Ma secondo me, scusami un attimo, secondo me comunque i social, tutte queste cose online, via internet, sono un mezzo e ognuno sceglie come usare questo mezzo. Però, esatto. A mio parere, il bullismo diretto è ancora più difficile da affrontare, proprio per il certo. Fatto che una persona si trova minacciata, piena di insulti, magari anche fisicamente, e non sa certo. Come reagire, ecco, è il problema che... Esatto, ricordiamo che non ci si può, che non si sa più
scusatemi, come relazionarsi al mondo esterno, perché sì, esatto, chiusi in un loculo di una tastiera, esatto, esatto, non ci si è persa proprio la relazione tra le persone, sì, questo sì, è il problema, sì, base. E la persona, non si sa più come affrontare proprio la vita di tutti i giorni, se non ma infatti andare come... sul computer e insultare la gente a caso. Ma infatti, ma, come cioè, stavo dicendo sono proprio prima, secondo me lo scopo è proprio questo, metterci l'uno contro l'altro, ed è questa, esatto, la cosa assurda. Cioè, bisogna secondo me veramente fare qualcosa, cioè mettersi... Si è persa l'individualità della persona, fondamentalmente, sì, la personalità, sì, che rende unica ogni persona, quella, esatto, che ti porta poi a relazionarti, amare qualcuno, crearti una famiglia, certo, e quant'altro, perché i modelli che ti danno da seguire quali sono? Che vai in un programma televisivo, ti innamori di una persona, mille foto sui social media, quant'altro, la storia d'amore documentata su Facebook, dopo 3 mesi è finita e ricominci di nuovo. Ma infatti questo è il problema, che la società adora queste cose, purtroppo, cioè seguire una storia d'amore tramite televisione, per me, ok, bellissimo se sono innamorati, ma che amore potrà mai essere un vero amore? No, è tutta una cosa mediatica, è tutto mediatico. Allora, mediatico. Siamo arrivati alla conclusione che le persone che possono salvare la società sono quelle che la pensano in modo diverso. Giusto? Esatto. Assolutamente sì. Sì. E soprattutto non bisogna mai sottovalutare... Le persone che non seguono la massa, cioè più che altro, sì, che hanno una personalità, che hanno un proprio pensiero. Uh-huh. Vero, vero. Esatto. E secondo me, dicevo, non bisogna mai sottovalutare il comportamento di una persona. Perché, sapete, quando si è vittima si fa un cambiamento radicale, proprio a livello caratteriale, caratterialmente, perché si convive con la paura, magari per via delle minacce, che molte volte portano al suicidio. Secondo, esatto, voi, cosa porta una persona, perché la vittima è dalla parte della ragione, diciamolo, cosa porta una persona a fare questi gesti pur essendo a posto con se stessa, con la sua coscienza? Ma guarda, sai, a volte non è tanto quello, che sono persone, sono magari adolescenti, che hanno delle insicurezze, che sono più deboli, che hanno difficoltà a relazionarsi, a dire una cosa. Non è facile sempre denunciare una cosa del genere, purtroppo. E sta soprattutto poi alle famiglie, che sicuramente conoscono i loro figli meglio di chiunque altro, capire il cambiamento dei loro ragazzi, indagare, anche se magari pensano che sia una cosa passeggera, capire il perché stanno così. Quindi io mi metto anche dalla parte delle vittime, non è facile sicuramente. Parlare e dire denuncia è facilissimo, ma quando ti trovi in una situazione del genere tu non sai mai cosa prova quella persona in quel momento, quindi non è facile. Anche perché credo che comunque in quel momento in cui una persona viene attaccata e col tempo diventa una vera e propria vittima, comincia a credere dentro, sì, di sé di essere sentirsi in colpa, sì, sì, esatto, di essere quella cosa, di farsi automaticamente... mille domande, sì, è vero, è vero. Io credo che sia molto importante per tutti quanti, per la società e soprattutto anche nelle scuole, a mio parere, vedere la serie TV 13, che comunque parla proprio di questo, parla proprio di questa ragazza e i motivi per cui questa ragazza ha deciso di suicidarsi, perché da un minimo proprio motivo se ne nascondono altri 300. Quindi secondo me bisogna cercare di essere un po' più compassionevoli, dovremmo, sì, tutti quanti indossare degli occhiali della compassione. Secondo me l'empatia è quello che, esatto, può far qualcosa, perché anche dobbiamo da sapere che il bullo ha la capacità, l'unica si può dire, di rendere indifesa una persona, isolandola, in modo, mm-hmm, da non poter richiedere aiuto a nessuno. Questa, già, è una loro caratteristica. È vero. La cosa più sbagliata, a mio parere. Esatto. E poi tra l'altro adesso stiamo parlando di ragazzini eccetera, ma ricordiamo anche le persone che fanno bullismo sulle persone che hanno degli handicap, sugli anziani che purtroppo non riescono, non parlano più, magari non riescono a camminare, cioè sono gravi queste cose, a parte assolutamente, ricordiamo il bullismo nella forma assoluta. Cioè, io purtroppo ho conosciuto una signora
che le voglio un bene dell'anima, è stata vittima di bullismo da questa domestica, questa signora, questa badante che, sì, che la purtroppo è stata malmenata, non la faceva mangiare, la legava a letto e cioè, ragazzi, è stata una cosa bruttissima. Stiamo vedere parlando quella di signora, cose assurde, cioè, veramente cioè, una signora che poteva essere la mia nonna, vederla viola in viso, piena di lividi, è stata una cosa atroce, perché come si può trattare in questo modo le persone che tu sai che hanno una debolezza? Queste cose non devono esistere. Tu sei molto più debole di loro se fai una cosa del genere. Quindi, ragazzi, non abbiate mai timore di difendervi in qualsiasi circostanza, a maggior ragione se vi trovate in una situazione critica come questa. Non lasciate soprattutto che la cattiveria prenda il sopravvento. Il sopravvento, bravissimo. Perché altrimenti il mondo va a rotoli. Ma purtroppo sta andando a rotoli, purtroppo la società è cambiata tantissimo e si seguono tanti esempi sbagliati. Bisogna avere una personalità, un proprio modo di pensare per riuscire a cambiare qualcosa, perché purtroppo c'è la base di tutto, è anche l'ignoranza, se posso dire. Sì. È soprattutto l'ignoranza, perché un bullo è un ignorante. Certo, è una persona insicura, è soprattutto un ignorante. Cioè, è vero. Questo sicuramente. Bisogna anche appoggiarsi comunque sia anche alla famiglia, anche se molte volte è difficile, e anche i genitori che vedono questi adolescenti così dovrebbero cercare di indagare molto più a fondo. Questo non voglio dire che non lo facciano, però cercare di indagare molto più a fondo anche a scuola, quando sì, quello che dicevo prima, esatto, quello che dicevi tu, di indagare, andare a fondo, e così denunciando possono appoggiarsi alla famiglia, appunto, che è valore fondamentale, base di crescita, per superare questa cosa e non arrivare che succedano ancora atti di suicidio come succede lì, che siamo ormai purtroppo tristemente abituati a sentire e vivendo tutti i giorni. Cioè, quella è la cosa proprio fondamentale, parlare con il proprio miglior amico, la migliore amica di questo problema. Cioè, quello, i ragazzi devono svegliarsi, isolare questi fenomeni ed aiutare le persone più deboli, perché chi è più debole fondamentalmente non è che sia uno sfigato, sia peggio di noi, è semplicemente una persona che ha bisogno che qualcuno gli tenda una mano e lo porta a uscire fuori al suo gusto. Io sono sicura che ci sono altre persone che la pensano come noi, tantissime. Quindi noi nel nostro piccolo iniziamo a dare una mano alle vittime. Voi, l'importante è iniziare. Spero ovviamente di sì. Quindi, anche perché la migliore forma è la denuncia per poter risolvere le cose. Se nessuno mai denuncia niente e non se ne parla e non si inizia a rompere le scatole a chi questo fenomeno lo pratica praticamente tutti i giorni, non si riuscirà mai. La soluzione è la denuncia, come stiamo iniziando noi nel nostro piccolo a fare, giustamente, facendo sì che altre persone che possano ascoltare il nostro pensiero possano prendere spunto e iniziare a parlarne con altre, e così si diffonde il messaggio. Ovviamente. Giustamente, bisogna avere coraggio. Esatto, sì. Soprattutto, bravissima. Allora, esatto. Io vi saluto e ci ha fatto veramente piacere fare quattro chiacchiere, argomentare questo argomento che non è... Poi quando si parla di cose che veramente possono aiutare, non è che un piacere farlo, sinceramente. Ecco. Assolutamente, esatto. Io sono molto molto felice di essere appunto stata qui a parlare di questa cosa, perché comunque è proprio la tematica di cui parlo sempre sia nei social che nella mia musica, quindi è veramente veramente un piacere. Se si può fare qualcosa per troncare questo fenomeno, io sono sempre la prima ad esserci, quindi sono contenta di aver condiviso nel nostro piccolo, di aver aiutato anche qualcuno, magari di aver fatto trovare la forza a qualche ragazzo, a qualche adolescente di parlare, almeno se non con un genitore, con un amico, con un fratello, ma di non tenere mai niente dentro, perché esatto, sì. Parlatene, quindi ragazzi, parlatene. Ascoltate il consiglio di Alessia, di Sheila, di Rossana e mio, ovviamente. Bene, per oggi questo appuntamento termina qui.
Per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo. Un bacione da Rosita e da Rossana. Ciao a tutti ragazzi, ciao, un bacione, ciao, alla prossima puntata, ciao ragazzi.